Eccoci ragazzi, bentrovati, bentrovati, buongiorno, buon pranzo a tutti, insomma. Bene, bene, cominciamo subito, bando alle ciance e ciancio alle bande. Vi ricordo innanzitutto questa sera la live della 104, non perdetevela, tanto di martedì sera, inverno, ma che ci avete di meglio da fare? Guardatevi la live della 104 sul canale YouTube, ovviamente, ACM Style. Una live in cui parteciperanno le solite persone, i soliti ignoti della 104, Alex, Luca, anzi, doppio Alex probabilmente, Luca, Ivan e me medesimo ovviamente. Seguiteci stasera alle 21 perché vi divertirete. Ovviamente è aperto le vostre domande, le vostre richieste, tutto quello che volete. Potete insultare Ivan, potete fare quello che volete, insomma. Scherzo, Ivan, ovviamente, scherzo su Ivan perché... È quello più permaloso e quindi ci si diverte di più. Detto questo, allora arriva Caressa e ci svela finalmente il motivo per cui Maldini è stato mandato via. Ho un po' sorriso quando ho letto questa sua intervista, mi ha fatto un po' sorridere, perché lui dice: innanzitutto bisogna essere grati a Pioli per il lavoro che ha fatto, per la valorizzazione dei giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Io posso essere anche grato a Pioli, ma la gratitudine non è eterna. E voi sarete d'accordo con me, immagino, su questa cosa, no? La gratitudine fino a un certo punto. Non si sputa nel piatto in cui si è mangiato, ma se il piatto si rompe, si cambia piatto. E su questo siamo d'accordo. L'eterna gratitudine non esiste da nessuna parte. Quando una persona va bene in un'azienda, ok, quando non va più bene si cambia. Poi mi chiedo quando Pioli sia andato bene, non lo so. L'anno dello scudetto possiamo stare qui a disquisire anche due ore per capire chi ha vinto cosa, ma secondo me rimarremo comunque con opinioni contrastanti. E poi dice che Maldini è andato via perché Maldini voleva cambiare Pioli. Quindi questa è la semplice risposta al quesito che ci poniamo da mesi, no? Perché Maldini è andato via? Semplicemente perché voleva cambiare Pioli. Non lo so, è vero che c'erano voci che dicevano che Maldini non andasse più d'accordo con Pioli, però ricordo che è lo stesso Maldini, ci sono delle foto testimonie che aveva rinnovato il contratto di Pioli con tanto di firma, tanto di sorrisoni, tanto di eccessivo denaro dato, 4 milioni netti all'anno. Non l'ho fatto io quel discorso lì, l'ha fatto Maldini, salvo poi cambiare idea su Mister Pioli, perché o probabilmente qualcosa si è rotto o presumibilmente qualche altra cosa è quello che ha fatto in modo che Maldini si andasse. Da quello che so io, da quello con cui ho parlato anche con persone vicine tra virgolette al mondo Milan, Maldini e Red Bird avevano delle grosse divergenze di idee, enormi divergenze di idee sul modo di collaborare e sul calciomercato e su quello che servisse al Milan e anche sulla comunicazione. A Maldini non è andata giù, scusatemi, a Cardinale non sono andate giù un paio di cose, tra cui le interviste che Maldini ha fatto in passato, le sue solite interviste in cui parla senza filtri di quello che succede. Non è andato giù quello, non è andato giù neanche il fatto che abbia preso un giocatore come Charles de Cattelar, pagato uno sproposito e resa praticamente zero, perché ragazzi miei, spendere 35 milioni per un giocatore e poi non vederlo mai giocare, è chiaro che lì può esserci anche un motivo di rapporti incrinati fra Pioli e Maldini, no? Perché Pioli compra un giocatore, Maldini compra un giocatore, Pioli dal canto suo non lo utilizza mai, la figura di M poi ce la fa Maldini, che deve dar conto comunque alla società. Non è nemmeno andato giù la sconfitta in semifinale di Champions League, che però tutto sommato noi siamo quelli che siamo contenti fin dove siamo arrivati, ma più che altro è una sconfitta avvenuta contro l'Inter. Quindi io non dico che Caressa dica cavolate, però dico che secondo me sono da cogliere altrove le motivazioni per cui
per cui Maldini non è rimasto, è stato mandato via. Non è così, è troppo semplicistico dire perché voleva mandare via Pioli. Chiaro che a Cardinale Pioli va bene, si è visto anche in queste ultime settimane, in questi mesi. In questo momento Cardinale ritiene che Pioli vada bene, però i suoi motivi legati sicuramente al fatto che abbia un allenatore che è uno yes man. Sapete che io dico tutto quello che penso, non mi interessa, lo dico con rispetto, però dico quello che penso. Secondo me Pioli è uno yes man che asseconda tutti i voleri societari. Maldini non era uno yes man, assolutamente zero. Non era collaborativo, non faceva gruppo nel lavorare, e Maldini aveva le sue idee, voleva portarle avanti. Ecco, questo secondo me è tutto il trito e ritrito che poi ha portato alla separazione. È veramente esageratamente semplicistico dire che è stato mandato via per quel motivo. Non mi aspetto certe dichiarazioni da coloro che si ritengono giornalisti, sono troppo, veramente troppo semplici e troppo assuntive. Non c'è un senso, non ha molta pertinenza. Comunque, vabbè, ma ognuno dice quello che vuole. Ma veniamo al sodo, perché si parla già da qualche giorno di questi famosi arabi, si è parlato del fondo PIF. Ho detto a più riprese che il fondo PIF viene e prende, non viene e partecipa, ma nelle ultime ore vogliono tutti il Milan. Nelle ultime ore vogliono tutti il Milan perché vi ricordo che sia il fondo PIF che sia Investcorp stanno puntando comunque in Italia, secondo loro un mercato in espansione dal grosso potenziale, ma hanno sondato già l'Inter e nessuno dei due, né PIF né Investcorp, sono convinti della buona realtà del progetto, a causa anche degli ingenti debiti che ha l'Inter, di cui tutti fanno finta di niente. Nessuno ci pensa, forse per il semplice fatto che l'Inter a marzo dell'anno prossimo, se non onorerà il debito di 300 e passa milioni di prestito che il fondo Okatri ha fatto, l'Inter diventerà di Okatri. Ma la strada è quella, l'Inter diventerà di Okatri. Quindi è un fondo che poi presumibilmente venderà un altro fondo. Ma non è quello il discorso è che il fondo PIF vuole il Milan tutto e subito, mentre si apre un'altra pista. Cardinale sta cercando investitori, un fondo cerca sempre investitori, è naturale, è così, sta cercando nuovi investitori, li cercano sempre perché più si hanno investitori più si ha potenziale economico per migliorare il prodotto, no? Però è chiaro che poi gli investitori devi riconoscere le percentuali di quote degli utili. Ora non mi butto in discorsi economici perché diventano noiosi. Arriva a questo punto Investcorp, Cardinale e Furlani sono stati nelle settimane scorse negli Emirati per parlare anche con Investcorp. Investcorp si parla di un interessamento da parte loro ad entrare come investitori e poi domani chissà, però per adesso solo come investitori nel Milan, quindi farebbero parte di quella cricca degli N già attuali investitori che ci sono nel Milan, che contribuiscono con delle quote azionarie e che poi ovviamente riscuotono il dovuto. Quindi Investcorp sarebbe una bella notizia perché ovviamente non dico che hanno palanche di soldi, ma lo confermo, e potrebbe essere positivo per il Milan per portare avanti questo progetto. E ripeto, poi non è escluso che nel prossimo futuro Investcorp da investitore potrebbe avanzare un'offerta a titolo definitivo per acquisire tutto il pacchetto. Ricordiamo, Investcorp ci aveva già provato, ma poi si è tirato indietro per ovvi motivi. Ora Cardinale fa un'offerta diversa, un'offerta di collaborazione, un'offerta di far parte del gruppo Milan SPA per contribuire alla causa, ok? Per investire e ottenere dei ritorni economici. Questa è la strada attuale. Quindi quando raccontiamo, ragazzi, che il Milan per avere investitori deve necessariamente vincere, il Milan, come dice Furlani, non necessariamente deve essere competitivo, qui arriva il fondo di verità. Arriva il fondo di verità. E il fondo di verità è che fin quando comunque trovano investitori, e li trovano sempre, che mettono soldi nel Milan, capite che le vittorie diventano marginali. Le vittorie, il fatto di dover essere, di presenziare costantemente in Champions League,
questo è uno però degli attributi fondamentali, presenziare, non vincere la Champions League, e come presenziare sempre fra i primi 3-4 posti in Serie A è fondamentale, perché comunque quelle posizioni ti portano sempre degli introiti più che sufficienti. Poi è chiaro che se vinci gli introiti cambiano, sono diversi, arrivano molti più investitori, ma il fatto che adesso non ci siano investitori non è assolutamente vero, anzi costantemente tutte le volte li trovano, perché il Milan SPA, l'AC Milan, è un marchio rinomato e famoso in tutto il mondo e non ha necessità di vendersi, cioè si vende da solo e gli sponsor arrivano sempre. Chiaro che un Milan che dovesse poi diventare una situazione fallimentare, quindi cominciare a non essere più in Champions League e non partecipare alla Champions League, arrivare in una posizione di campionato poi sotto la quarta, la quinta, la sesta, diventerebbe secondo me un problema, no? Ma credo che il problema loro se lo pongono quando succederà, se succederà. Fino ad allora gli va un po' anche di ciapet, ecco, questo è quanto. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate anche voi. Io vi do appuntamento come sempre più tardi, sempre, comunque, ovunque, e ci mancherebbe, forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi e adieu.